Buongiorno Francesco, puntualissimi, 10:30 spaccate, abbiamo preso la linea per questa nuova puntatona, siamo a 11, Fra, siamo a 11. 11, 11, 11 è un risultato importante anche perché dietro ci sono, come dire, c'è stata tanta voglia di costruire insieme questo bellissimo programma. Devo dire che sei stato tu il procacciatore, quello che ha tenuto a questa meravigliosa cosa, e dire che averti ascoltato è stata una bella cosa. Sono contento per questa tua meravigliosa idea. Guarda, ti ringrazio, Fra, l'idea ok, magari ce l'ho avuta di più io, però diciamo che senza il tuo supporto, soprattutto tecnico, non se ne faceva niente. Comunque, trasmettere da casa, microfoni, mixer, sei stato veramente, veramente bravo, Fra. Allora, E devo oggi è dire. una Sì. puntata. Vai, vai, vai. No, vuol dire che oggi è una puntata un po' particolare, perché l'idea appunto è nata, siamo a 11, quindi quasi un mesetto fa. Ed è nata in un momento in cui veramente eravamo tutti a casa, in cui la situazione non è che sembrava era veramente drammatica al di fuori delle nostre mura domestiche. E pian piano siamo andati avanti assieme, fino ad arrivare a oggi, che è la prima puntata dopo il 4 maggio, la data fatidica del 4 maggio, in cui hanno riaperto e pare si stia tornando un pochino verso la normalità, quindi mi fa davvero piacere, ecco, questa cosa. Siamo partiti da un momento veramente triste e drammatico, e pian pianino stiamo tornando verso una situazione che sembrerebbe un po' migliore rispetto a quella di quando siamo partiti. Quindi, ecco, anche come significato mi piace questo tipo di discorso, No, ma ecco. mi è piaciuto soprattutto il fatto che abbiamo dato un piccolo contributo. Adesso, al di là di quelli che sono stati i grandi contributi, tutte le organizzazioni, tutti i modelli, tutte le novità che sono state messe in campo in funzione a quella che è la nostra professione, la nostra professionalità, però anche questa della radio è stata una bellissima esperienza, ma anche un modo per comunicare novità. Per comunicare tutto ciò che veniva messo in campo per stare vicino ai nostri utenti e a chi da questo periodo si è avvicinato alle biblioteche. Eh sì, se ci fermiamo un secondo e ripensiamo anche a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, dai ragazzi ai bambini, agli insegnanti, ai librai, e adesso sicuramente qualcuno me lo dimentico, persone dall'estero, Inghilterra, Portogallo, colleghi, quindi di cose ne abbiamo Ne abbiamo raccontate, speriamo fatte. di aver tenuto Ma questo. compagnia e soprattutto di aver fatto venire voglia anche ai nostri ascoltatori di approfondire alcuni temi, alcune questioni. Anche perché, come dire, il nostro canale è un canale aperto, concordandoci possiamo aprire i microfoni a chi vuole raccontare esperienza, a chi vuole dare come dire, il contributo raccontando l'esperienza di un libro letto, consigliarlo. Insomma, i viaggi all'interno della radio possono essere tanti, tra cui il viaggio che si può trovare dentro un meraviglioso libro. Sì, sicuramente ne abbiamo raccontati tanti di libri, abbiamo raccontato libri, abbiamo raccontato film, abbiamo raccontato musiche. Ma questo vogliamo continuare a farlo, eh? Non è che adesso stiamo chiudendo, perché la trasmissione andrà avanti, abbiamo un sacco di novità, ma in mente abbiamo anche tantissime cose che ancora dobbiamo fare. Devo dire, però, merita un saluto anche tutto il gruppo di lavoro che sta dietro alla radio, nel senso che noi ogni tanto facciamo questa meravigliosa riunione e prendiamo, come dire, consigli, ci vengono dati consigli, ci vengono offerte delle proposte assolutamente meravigliose, proposte che Sì, infatti. oggi le esprimiamo, perché oggi abbiamo ospiti, secondo me, fantastici. Sicuramente dopo vedrete che super ospiti che abbiamo oggi. E volevo appunto aggiungere rispetto a quello che hai detto te, che tutte le idee che portiamo avanti io e te durante la radio, moltissime sono anche, non sono nostre, diciamo, sono dei nostri colleghi piuttosto che amici che
che vogliono partecipare e condividere con loro, assieme a noi, a tutti gli ascoltatori, idee, emozioni, vissuti. Fare compagnia. E lo facciamo anche con un po' di musica, vero Elios? Partiamo col primo brano perché poi iniziamo la carrellata, ma soprattutto la mattinata meravigliosa con tutti i nostri ospiti. Oh yeah. Che sarà, sarà, ma chi sarà, sarà? Chi sarà, sarà il nostro primo ospite? Sarà io, la nostra Erika! Buongiorno! Ogni volta come se fosse la prima volta. Sì. Esatto, come sempre. Voi non la vedete in viso, ma diventa proprio paonazza, rossa dall'emozione, timida, la nostra timida Erika. Che... timidissima. Ci vuoi raccontare di cosa hai fatto ieri sera? Ma sto guardando Breaking Bad. Ah, ecco qua. Perché c'è Elios? Si vede che è successo qualcosa, perché non ha più il cartellone arancione alle spalle, quindi qualcosa deve essere successo. No, perché Elios sta lavorando sul nostro gruppo di lavoro, consigliando assolutamente questa fiction pazzesca, non fiction, questa serie TV pazzesca. E allora io inizierei questa sera, però se già hai iniziato tu Erika, vuoi dirci le prime impressioni su questa serie TV? Sì. Devo dire la verità, io sono partita dalla Casa di Carta, che ragazzi dovete assolutamente guardare perché è bellissima. E naturalmente, naturalmente per over 16 anni, se non ero 14 o sì, 16 certo, anni, mi 14, raccomando, 14 anni. Mi raccomando, sì. E poi io ho detto, no, devo assolutamente guardare a qualcos'altro e Elios mi ha detto, Erika, devi assolutamente guardare Breaking Bad. Ecco, già proviamo. Devo dire la verità, all'inizio ho fatto un po' di fatica, un po' lentino, perché bisogna star lì. Però adesso insomma sono già arrivata alla settima puntata e insomma vanno come fantastico. Sei andata a dormire poco fa. Tardissimo, allora. Sì esatto. Allora, questa serie qua che... Beh, volevo dire che questa serie che ho consigliato a Erika, io l'ho vista l'anno scorso facendo le due di notte, però questa serie l'avevo noleggiata in biblioteca, quindi in biblioteca lo potete trovare, questa serie qua, Breaking Bad, la consiglio sempre over 14 sicuramente, però è una delle serie che abbiamo nel catalogo della biblioteca, quindi quando si potrà tornare ve lo consiglio, noleggiatelo e vedrete bene. Che farete anche voi le due di notte sicuramente. Allora presentiamo Erika è la nostra responsabile della pagina Facebook della biblioteca delle biblioteche di Sesto San Giovanni e ospite fissa, ospite co-coordinatrice qua del programma e ci dà le ultime news rispetto a quella che è le novità di questa settimana. Certo, come sempre ricordate, cercate Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni, cliccate mi piace, iniziate a seguirci. Oggi è già appena uscito da poco un post per tutte le famiglie, basta avere una stampante in casa e si hanno 6 giochi da fare con tutta la famiglia e ringraziamo la biblioteca di Concesio che ha pubblicato questo post e mi sembrava molto carino da condividere con tutti voi perché comunque chi ancora, anche se siamo nella fase 2, per chi ancora è a casa e lavora da casa, che ha comunque i figli, ho pensato che era un post molto carino da mettere e da provare a fare in casa, basta avere una stampante, quindi 6 giochi si fanno subito.
Una settimana anche più. Perché in casa ancora un po' ci dobbiamo stare, eh? Non è che hanno riaperto tutto, esatto. Si può uscire, si può fare, quindi facciamo anche i bravi, non esageriamo. Bravo, questo è il consiglio che volevo dare anch'io, tranquilli tutti in casa, fare piccole cose, non assembrarsi, non andare in giro, non vedere amici nei parchi, perché poi i piccolini sapete che non hanno come dire limiti alla distanza, e allora teniamoci ancora forti a questo momento, e cerchiamo di essere ligi e seguendo le regole che ci stanno consigliando. Erika, andiamo certo, avanti? Certo. Sì, allora domani, questo è per i bambini che ci state ascoltando, non perdete Dante D, perché è dedicato a voi bimbi. C'è una sorpresa bellissima, una canzone che riguarda Dante, quindi domani mi raccomando alle 17 guardate il nostro post e sentite la canzone, che è bellissima, è su Dante. Grande. Mi raccomando. Quante ne sai, Erika? Quanti consiglierà Erika in queste 11 puntate? Mille. Calcolate che usciamo più o meno con 3 post al giorno. Quindi... Beh, 3 post al giorno, tranne nelle giornate della poesia, nella giornata del Dante D, nella giornata in cui... della giornata mondiale del libro. Insomma, lì siamo usciti... con 36 consigli alla lettura, cioè, 30 post, sì. bellissimo. Secondo me è un bel lavoro, sì. Erika, un bel lavoro quello di stare vicino anche in questo modo. Lo dicevamo prima con Elios, che un insieme di, come dire, di contributi danno dei consigli, ma soprattutto tengono vicini le persone che vogliono rimanere attaccate un po' a quelle che sono le esperienze che vivono all'interno delle biblioteche quotidianamente in periodi non di lockdown. Giusto, sì, quello che volevamo fare attraverso Facebook è appunto questo, essere vicino comunque a tutti i nostri appassionati di lettura e di cultura, e volevamo regalare comunque ogni giorno qualcosina da poter guardare comunque comodamente da casa, sulla nostra poltrona, e visto che ormai... In questo periodo tutti stanno pubblicizzando una loro esperienza online, quindi ogni giorno regalo perle di cultura. bello. Bravo. E naturalmente raccoglie un sacco anche di stimoli da parte di tutti i nostri colleghi, che io saluto sempre, certo. Saluto sempre, perché sono veramente il motore, e insieme riusciamo a fare tutto quello che sta facendo in questo periodo la Biblioteca di Sesto. Perciò vi abbraccio uno per uno virtualmente. Erika. Sì, a tutti un abbraccione grande. No. Dai, speriamo di vederci presto. Devo dire e che dopo anche parecchi come ospiti di nostri colleghi che ci regaleranno delle chicche, ci diranno un po' che cosa bolle in pentola, quindi cose di cui parlerai sicuramente anche tu poi, Erika, nei prossimi giorni. Stranamente siamo in orario, Elios, stranamente siamo in orario. Lanciamo. Erika, hai scelto tu il prossimo brano? No. Anche no? Questa volta non la scelgo. Non gli chiediamo più niente, Erika, basta. Per non scendere in quelli che sono i meravigliosi anni 80, Erika, ti dobbiamo vietare la scelta. Esatto. Dai, giovedì promesso che ti facciamo scegliere una canzone. Allora, dai, però inizia a pensarci. Inizio adesso, dai. Grazie, Erika. La canzone moderna. Grazie a voi, ci sentiamo giovedì. Mi raccomando, seguite la nostra pagina. Che è la pagina la pagina Facebook più bella del CSBNO, la nostra, vorrei dire. Grande, è vero, assolutamente. Ciao. Una volta ancora Frank De Palma feat Anna Mena, ma che meraviglia, Elios, ma ti stai proprio sprigionando, stai facendo cose pazzesche con la musica, hai proprio
accolto i consigli di chi ci diceva dopo che ci avevano che ci avevano legnato su Nada, su Lucio Dalla, ce la siamo portati fino alla fine, fino alla fine, perché è meravigliosa questa canzone. Come meravigliose sono le attività che stanno preparando le ragazze che sono prossime alla nostra radio in questo momento. Allora, bello che vederle anche ballare. Due colleghe che sono le colleghe della Biblioteca dei Ragazzi, Laura Pollastri e Grazia Nicoletti, che io sono non felice di più averle qua in trasmissione con noi. Ciao ragazze. Buongiorno ragazzi. Ciao a tutti. Ma noi siamo felici di essere con voi. E noi che emozione, allora è proprio bello riavere Laura e anche avere una new entry, perché grazie, è la prima volta che partecipa. È vero, sì, la prima volta. È la prima volta che partecipa. Infatti sono molto emozionata. È la prima volta, grazie, che partecipa alla radio, ma proprio perché siamo riusciti a convincerla, perché c'è da presentare un progetto importantissimo. Allora, si spoilerà pochissimo, però si annuncia, e lo facciamo in maniera ufficiale oggi per venerdì settimana prossima, vero ragazze? Vado io? Prova. Sì. Vai Laura. Mi raccomando ragazzi, non si deve raccontare più di troppo. Okay. Allora, però annunciamo, mi faccio portavoce ringraziando e ritenendomi più che soddisfatta e contenta del gruppo di lavoro, non solo della Biblioteca Ragazzi, ma comunque di tutto il gruppo lavoro, colleghi, bibliotecari, perché, udite, da questo venerdì 8 maggio, orario 17, quindi orario di merenda, sulla pagina Facebook di cui prima ci raccontava Erika andrà in onda, lanceremo anche noi una web fiction dedicata ai piccini, ma non solo ai piccini. 9 episodi che ci terranno compagnia per 9 venerdì, portandoci a fare un gran bel viaggio, una gran bella avventura, non priva di ostacoli, ma qui mi fermo e vi dico solo una cosa. La cosa bella di questa web fiction, di questo, diciamo, nuovo progetto, è che da un'idea, come diceva prima Elios, siamo distanti ma ancora più vicini, perché c'è tantissima voglia in questo gruppo di lavoro di ascoltare, proporre, mettere in atto, e io sono rimasta veramente basita la macchina operativa come si è subito accesa per realizzare questa web fiction, insieme quindi anche a Grazia, a Francesco, a Paolo e a tutti i nostri colleghi. Diciamo che abbiamo anche dormito poco in questo periodo, perché chi scriveva di giorno e chi disegnava di notte, però ci ha visti veramente uniti, convinti, contenti, e quindi speriamo veramente di poter trasmettere questa euforia anche agli ascoltatori. Allora, la storia è scritta da Laura. Il gruppo che ci sta lavorando è un gruppo che gira intorno alla Biblioteca dei Ragazzi. L'editing audio e non solo, anche per esempio la sceneggiatura, è vista e rivista, letta, riletta, registrata, riregistrata da Grazia Nicoletti e da Laura Pollastri, che sono la voce di questa web fiction. Devo dire che è stato bello poter essere, come dire, regista di questa cosa qua. È stato bello perché veramente ad un certo punto ci siamo ritrovati davanti ad una storia e ci siamo ritrovati con la possibilità di poter esprimere ognuno di noi per le nostre piccole competenze
i possibilità. E allora lì, grazie, è venuta fuori la nostra Grazia, dove abbiamo scoperto una grande selezionatrice di sé testi, una grande possibilista, perché io dicevo no, ma tiriamolo via questo pezzo perché mi sembra difficile da animare, da raccontare, e Grazia diceva no, ma ascolta, teniamolo, modifichiamo, perciò una grande sceneggiatrice, grande Grazia. Bello, bello. Diciamo che è stata una bella esperienza. Quando mi avete coinvolta, all'inizio ero un po' perplessa, perché avevo un po' vergogna di parlare. Invece mi sono riscontrata veramente, cioè ho riscontrato una roba molto bella. Mi è piaciuto. E niente, è una bella storia, una bella storia. Sentirete la mia voce... Quando? Diciamo, riepilogare ogni capitolo e niente, speriamo che vi piaccia e venerdì vedremo il nostro esordio. Laura, sicuramente. Sì. Poi settimana prossima fra ne parliamo, assolutamente, ma abbiamo tempo per sì. No, ma scusa Laura, invece volevo chiedere sì. Come ci si sente vedersi adeguare un testo che hai scritto da scrittrice e poi ad un certo punto devi un po' modificare per renderlo di tutti? Che cosa è capitato? Come hai accolto questa cosa? Per farti ridere, Francesco, inizio rispondendoti però con questa postilla: sarò breve. Ah no, no, ti prego. Sarò breve. Allora, innanzitutto una grande emozione perché c'è un racconto scritto da me, si parla, ragazzi, era l'anno 2000-2001, quindi eravamo molto 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 giovani. Questo racconto scritto così per voglia, per distrarmi, e poi chiuso nel cassetto a macerare, poi proposto a Francesco di dire, in questo periodo che ci vedeva e ci vede a cercare di aprire cassetti, provare idee, proporre, come mi sono sentita? Allora, innanzitutto mi sono sentita soddisfatta, ma mi sono sentita non sola, perché il progetto, il racconto, quindi la storia, è piaciuta, mi verrebbe da dire, immediatamente a voi tutti, e quindi ognuno ha messo il suo contributo, le sue competenze, e insieme abbiamo, come dei veri sarti, iniziato a tagliare, ricucire insieme parti, modificandole per adattarle, perché in questo caso sarebbe diventato una web fiction, quindi non più un racconto cartaceo, diciamo. E però mi sono sentita bene perché il gruppo di lavoro ha diciamo confezionato, sempre coordinandosi, un qualcosa che, per quanto mi riguarda, lo ritengo ancora più bello di come in questi anni, che lo vedevo sempre lì nel cassetto, lo ricordavo, lo immaginavo, per cui ho potuto vedere le immagini, i colori, ho dato un volto ai protagonisti, ci sono delle voci, e quindi ci si sente bene. Spero che vi siate sentiti bene tutti, perché questo è un lavoro nostro, e speriamo di far sentire bene anche tutti i bimbi e anche i grandi che dovranno accompagnarli in questo racconto, perché come tutti i racconti per bambini sappiamo bene che alla fine c'è sempre qualcosa da imparare. Grazie. Ascolta, volevo chiederti una cosa, ci puoi dire un po' l'ambientazione? Perché non possiamo spoilerare, però dai, l'ambientazione, dove viene girato questa web fiction? Viene girato in mezzo al mare. Al mare. Dove ci sono tanti, posso dirlo? Certo. Dai, una cosa. Sì, sì. Tanti fari. Mamma mia. Ti illuminano. È vero. È veramente emozionante. Bellissimo. Devo dire che è stato veramente emozionante, perché il faro ha sempre un suo fascino. Ma i protagonisti... Sì, ma poi dargli voce a questi fari è stata una roba bellissima, perché ognuno di loro, già me lo sento, è un personaggio, già fa parte di me quasi. Sì, no, è proprio così. È proprio così, nel senso che quando mi sono... Io ho sentito,
Ho sentito la parola mare, faro, mi viene voglia di chiedervi 200.000 cose, però mi trattengo. No, lo puoi fare settimana prossima dopo che vedi la prima. Sì, che poi succede come nella prima puntata che Laura ci ha raccontato la fine del film. No. Meglio che ma ti vedi lo scotto sulla bocca oggi. No, però Laura stamattina è stata bravissima dicendo sarò sintetica. Sarò breve. Allora, dal mio punto di vista un bellissimo lavoro, ma non per il lavoro che c'è stato dietro, ma perché i contenuti sono stati propri per farci lavorare in questo modo. Sono venute fuori delle belle illustrazioni, sono venute fuori delle belle idee animate, perciò è una novità anche per noi. Noi siamo comunque aperti a critiche, che siano costruttive le accettiamo di più, ma anche piccole critiche che ci fanno diventare un po' più grandi. Perciò venerdì alle 17, pagina Facebook, stiamo lavorando affinché anche sul portale venga inserito come la raccolta di tutta la web fiction, e di questo vi faremo sapere nei prossimi giorni. Perciò io sono orgoglioso di aver fatto questa cosa insieme a voi, perché è stata un'esperienza veramente bella, lunga. Esatto, e da occhiaie nere il giorno dopo, e non è mica ancora finita, perché lo diciamo, è tutto work in progress. Sono alla quinta da animare, non è grande, poco, tra. Però va bene. Elio, scusa, allora venerdì ti aspettiamo in costume salvagente per andare nel mare. Insieme ai nostri fari. Perfetto. Ciao ragazzi, buona ciao, grazie, ciao, un bacio. Buona giornata a tutti. Ciao. Sesto Network, sono le 11.04, siamo su BiblioBoom, è un martedì meraviglioso, Elios. Sì, stiamo andando a gonfie vele, sempre per parlare in tema mare. Sai, fra, che mi hanno... Però a te Laura e Grazia mi hanno proprio incuriosito. Io, vabbè, ammetto di saperne magari un po', sicuramente, meno di voi rispetto a questa storia che sta uscendo su Facebook, però mi ha colpito, ti ripeto, sarà il tema, il mare, i fari, però non vedo l'ora di sbirciare venerdì alla prima puntata. Bravi. Devo dire che è stato un lavoro duro, però adesso le soddisfazioni sono che vedi animato, vedi una storia in un cassetto, come diceva Laura, tirata fuori, e che ne esce alla grande, perciò siamo contenti. Ma sono anche contento del nostro prossimo ospite, Elios. Sì, facciamo un salto non indifferente, dal mare torniamo a Sesto, da una nostra collega che anche per lei è la prima volta qua alla radio. Ci abbiamo messo un po' a tirarla dentro, e però ce l'abbiamo fatta e siamo proprio contenti. Ma buongiorno Raffaella, buongiorno. Ciao Raffa. Buongiorno Francesco, buongiorno Elios, come state? Bello averti qua. Bene, te come stai, Raffa? Abbastanza bene, relativamente al momento, insomma, però abbastanza bene. Si fa quel che si può, brava Raffa. Si fa quel che si può, certo. La nostra Raffaella, super attiva all'interno della biblioteca, sia come progetti, ma anche a livello culinario, perché la nostra Raffaella ci porta sempre delle ottime cose da assaggiare. Mi dispiace per te, Francesco, che sei alla biblioteca di ragazzi. No, però passo. Molte volte la mia giornata inizia alla biblioteca centrale, perché mi vedo spesso con Loreta per i nostri progetti, e quando arrivo lì, del giorno dopo, però apprezzo anch'io le meravigliose chicche di Raffaella. Sì. Dai Raffa, dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, poi si ricominceremo. Allora Raffa, tu sei molto attiva all'interno della biblioteca centrale di Sesto, fai un sacco di cose.
E oggi appunto voleva, ti abbiamo anche invitato per far sì che tu ce le racconti. Uno degli aspetti che pensavamo di approfondire un pochino oggi è legato proprio alla nostra biblioteca. La nostra biblioteca, che è una villa storica bellissima, e quindi volevamo lasciarti raccontare un po' di cose rispetto alla villa, le visite che hai fatto e che continuerai a fare con i nostri utenti. Però adesso non voglio aggiungere altro, se no racconto troppo, ti lasciamo la parola. Le visite sono sempre interessanti perché si visita, si ammira una villa storica cinquecentesca, perché la villa Visconti d'Aragona è nata nel 1532. Le sue prime origini sono di quella data lì, e poi nell'arco dei secoli è stata abbellita sicuramente, ma non è l'unica a Sesto, perché Sesto, anche se teoricamente non è una città d'arte come potrebbe essere Firenze, Roma, non so, Venezia, però anche Sesto ha le sue chicche, anche Sesto nel suo piccolo ha dei capolavori d'arte e ha diverse ville che sono molto belle e che, se fossero valorizzate, se fossero restaurate, ma purtroppo questo è un argomento in questo periodo non possibile perché non ci sono le condizioni, però se fossero restaurate sarebbero delle ville bellissime. Non so, posso elencarle: Villa Visconti d'Aragona, certo. Villa Pulice di Guerra, Villa Giorna, Villa Milius, poi vabbè la torretta è stata valorizzata, ma perché è anche privata, quindi per questo motivo. Raccontano la storia di diversi anni, anzi direi secoli di Sesto, e quindi è importantissima, sono le nostre radici. Queste cose gliele racconto ai bambini, ai ragazzi, ma anche agli adulti, perché anche tanti sestesi che non conoscono l'esistenza di non conoscevano Villa Visconti d'Aragona, magari la nominavano come biblioteca, pensavano che fosse solo il luogo della biblioteca, e invece no, è anche un luogo storico. Che era una biblioteca ante litteram, la Villa Visconti d'Aragona, biblioteca e pinacoteca, perché tra i vari proprietari c'era Giovanni Antonio Parravicini, un uomo molto colto, aveva fatto di questa villa una pinacoteca e una biblioteca. Quando parlo di questa villa, di questa nostra villa, parlo di uno dei luoghi più belli della nostra città, perché ha dei capolavori, ha degli affreschi nelle stanze che sono fantastici, Raffaella. È vero, è vero. Infatti spesso, soprattutto ai bambini, mostro questi affreschi bellissimi e poi mi fanno tante domande, si danno anche alcune risposte e cercano di indovinare degli oggetti misteriosi. Perché, Raffa, fammi dire una cosa, tu sei bravissima a coinvolgerli, perché un conto è raccontare la storia, vedete qui c'è questo, invece tu li senti in tutti i modi, riuscendoci a coinvolgerli, a fargli domande, a raccontargli curiosità, e non è da tutti, non è semplice riuscire a parlare di arte con ragazzi, per esempio della scuola media o scuola superiore, non è una cosa da tutti, quindi ti faccio i miei complimenti rispetto a questa tua capacità nel riuscire a coinvolgere questi ragazzi che più delle volte magari hanno in mente altro rispetto a degli affreschi che si possono trovare dentro una villa storica. Grazie, ma perché ci tengo particolarmente, ma perché la storia è importantissima, conoscere il nostro passato, le nostre radici, e poi soprattutto la storia locale, perché è vero, bisogna conoscere la storia dell'umanità in generale, ma soprattutto del luogo dove sei nato, dove vivi, è importantissimo, e quindi per questo lo faccio volentieri, perché ci tengo particolarmente.
c'è quel pezzo di storia della villa che mi affascina sempre tanto, perché perde un po' il valore di una villa legata all'arte e diventa un po' una villa legata alla, all'operosità, il periodo in cui la nostra villa è diventata una filanda legata alla Battigelso cultura. Questa qua mi, come dire, ogni volta che lo racconti mi affascina sempre. Raffaella. È importante, racconta il periodo ottocentesco, il 1800, quando Sesto incomincia a diventare una città operosa, in cui vengono costruite queste filande. La prima, io parlo della filanda di Villa Visconti d'Aragona, che in quel periodo veniva chiamata Villa de Ponti, perché era abitata dalla famiglia, una famiglia borghese, benestante, molto ricca, i De Ponti. Però parlo maggiormente della prima filanda di Sesto, ancora più importante, della filanda di Villa Pulicelli Guerra, che è stata la prima a Sesto, ed è stata fondata nel 1840, ed è stata anche premiata, come la seta che proveniva da quella filanda è stata premiata come una delle sete migliori nell'Italia settentrionale. Quindi Sesto, voglio dire, è importante anche per questi premi, per queste cose di persone operose. Ancora prima del Novecento, in cui Sesto è stata dichiarata la città operaia, nell'Ottocento era già una città operosa, in cui le persone lavoravano con piacere, lavoravano insieme, ecco, formando una comunità unita. E perciò, pensando nel periodo delle filande, chiudo gli occhi e penso a questa Sesto piena di gelsi, piena di bachi da seta, le ville colme di questi alberi che poi davano il frutto per nutrire le foglie, per nutrire i bachi. Perciò anche abbastanza, come dire, romantica questa cosa, mi prende bene e lo dico sempre ogni volta che arrivo con una classe lì da te e mi racconti di questa cosa, è bello, ci tenevo che venisse raccontato anche oggi. E questa parte della storia è una di quelle che, come dicevamo prima, coinvolge maggiormente i ragazzi, quando si parla dei bachi da seta, dei gelsi, allora, perché è una cosa che comunque non ti aspetti di ascoltare, quindi è un aspetto che l'incuriosisce. È interessante, certo. Ma Sesto comunque nel 1800 aveva un'aria salubre, addirittura un poeta, Vincenzo Monti, aveva descritto l'aer bono di Sesto in una sua poesia. Quindi era famosa Sesto, venivano appunto i vacanzieri a Sesto, non so, le famiglie nobili di Milano, a fare le vacanze d'estate a Sesto, perché respiravano aria buona. Raffa, io volevo chiederti una cosa, per ascoltare tutti i tuoi racconti legati alla villa e a Sesto, come funziona in concreto? In che occasioni abbiamo aperto la biblioteca e continueremo anche a farla? Questo per incuriosire un po' i nostri ascoltatori, durante quali giornate, quali momenti? Generalmente d'estate, giugno, luglio, ci sono delle visite guidate alle opere d'arte di Sesto, quindi alle ville storiche, ai giardini storici. Generalmente lo si fa d'estate, tra giugno e settembre. E quest'anno non lo so, dubito che si possa fare, ecco. Però segnatelo. Segnatevi Raffaella Forliano, che è la nostra esperta in arte. Io la presento sempre così quando porto le classi, ma segnatevi anche di poter veramente partecipare ad uno delle sue dei suoi racconti, che non che sono assolutamente da non perdere. E Raffaella, noi ti ringraziamo. Grazie. Elios. Grazie. Volevo chiedere una cosa. Ovviamente adesso siamo andati un po' lunghi, abbiamo iniziato benissimo, adesso siamo già in ritardo. Però Raffaella, volevo chiederti proprio solo titolo
un minuto, consigliaci un libro che ti è piaciuto particolarmente, che vuoi appunto consigliare ai nostri ascoltatori. Beh, allora velocemente vorrei raccontare di uno dei tanti lavori che si svolgono in biblioteca, e sono i gruppi di lettura, che sono interessantissimi. Io ho un gruppo di lettura e quest'anno, anno scolastico da settembre a giugno, abbiamo trattato l'argomento di scrittrici che trattano di donne, e abbiamo letto e commentato diversi libri. Non so, faccio l'esempio: La donna di Gill, Una donna di Sibilla Leramo, L'età dell'innocenza, oppure La Cabbadora, oppure Canne al vento di Grazia Deledda, La Cabbadora di Michela Murgia, che è molto, molto bello anche. Uno che vorrei consigliare, e che non abbiamo commentato perché avremmo commentato a marzo, ma purtroppo non ci siamo incontrati a marzo, è L'Arminuta di Pietrantonio, della Donatella di Pietrantonio. È un libro che ha vinto il premio Campiello nel 2017, ed è veramente estremamente toccante. Non parlo oltre perché siamo, perché lo consigliamo fuori. Perciò, ragazzi, però, assolutamente comunque venite in biblioteca quando si potrà, perché vi consiglieremo tantissimi libri interessantissimi. Grazie Raffaella, un abbraccio. Ciao ragazzi, vi abbraccio anche noi. Il tempo non basta mai, Elios, però dai, ci ha riportato un po' sulla tranquillità anche questo meraviglioso brano di Davide Van der Fross. Che bello, lo ascoltavo un sacco quando ero più giovane, Davide Van der Fross, bellissimo. Okay. Oggi pomeriggio me lo vado a riascoltare, promesso. Vai. Allora, ritorniamo, Sesto Network, Biblio Boom, e adesso abbiamo un ospite importante perché abbiamo fatto un sacco di cose insieme, legate al libro, legate alla letteratura, legate al laboratorio. Stamattina con noi, mi sentite un po' emozionato, Elio? Mi senti un po' con la voce rotta dalle... Io soprattutto ti vedo anche che ti è scesa una lacrima. Con noi la professionalissima Gloria Caminiti, docente della scuola secondaria di primo grado Calvino qua di Sesto San Giovanni, ma anche da qualche tempo una mia amica, lo posso dire, una mia amica, sì, dove il libro, abbiamo trovato nel libro un mezzo comune per arrivare e risolvere un sacco di, arrivare a tantissimi obiettivi. Buongiorno Gloria. Ciao, che bello Francesco. Sì, abbiamo trovato una passione buongiorno comune nel lavoro sul libro, sulla scrittura e sulla lettura, che ci ha permesso di condividere tantissime esperienze interessanti, belle e motivanti per i nostri alunni. Adesso sono anni che comunque costruiamo come biblioteca e come scuola attività che ci portano a promuovere questo meraviglioso momento che è quello del libro, e devo dire che funziona, Gloria. Sì, funziona, soprattutto abbiamo capito che per motivare le nuove generazioni verso la lettura occorre andare oltre la lettura stessa, costruirci degli eventi, renderla concreta, renderla fattiva, insomma, farla vivere in prima persona. Ci siamo accorti che questa è un po' una finestra per far entrare in una maniera differente il libro nella vita dei ragazzi. Nella vita, ma anche nel cuore. Poi le scelte sono sempre importanti. Poi vabbè, la vostra sensibilità è alta e tanta, perciò riuscite sempre a trovare il libro giusto per il periodo dove soprattutto facciamo le attività, i laboratori. Allora, tanti sono stati i cammini che abbiamo aperto e abbiamo chiuso. Da dove vuoi cominciare, Gloria? Ma io mi sono un po' confrontata su questi due aspetti. Cioè, penso che le parole chiave che abbiamo un po' individuato in questi due anni, in questi tanti anni, insomma, di collaborazione, siano un po' due. Da una parte
mi è venuta in mente la parola contaminazione, nel senso che ci siamo accorti che la lettura va contaminata con altri generi e che questo modo di passare da un genere all'altro funziona. Faccio un esempio: noi siamo partiti tante volte da un libro, da un bel libro che i ragazzi avevano letto e che piaceva, che poi è diventato qualcos'altro, cioè abbiamo chiesto ai nostri alunni di farlo diventare qualcos'altro, quindi di contaminare la lettura con altri generi e quindi di passare per esempio tramite l'illustrazione al fumetto, al cartone. Ti ricordi, Francesco, una delle prime esperienze che abbiamo provato è stata proprio questa, di far trasformare i ragazzi un libro che loro avevano amato, che noi abbiamo imparato a conoscere insieme, in un fumetto, quindi contaminando dei generi che sono differenti, di passare dalla lettura alla scrittura all'immagine. Anche perché lì c'è addirittura dei laboratori. Lì si passa dalla lettura, perciò questo approccio emotivo, emozionale rispetto a quello che mi ha lasciato il libro, alla rielaborazione del testo e come io lo faccio, lo posso proporre ad un altro. E ricordo veramente questa esperienza piena di significati significati, perché poi nei ragazzi abbiamo trovato anche le minuzie della perfezione. Io l'ho chiamata così quel momento in cui anche nei disegni, anche nelle attività che facevamo per poter costruire in questo caso il fumetto, ma anche i cartoni animati, tutte le attività che abbiamo prodotto insieme, c'era sempre, una volta che avevano interiorizzato bene la storia, che avevano resi propri i personaggi, c'era proprio da parte loro la minuzia del dettaglio, andare a descrivere perfettamente quello che volevano far passare per gli altri. Infatti mi ricordo che uno dei momenti più belli che abbiamo vissuto insieme noi e i ragazzi è stato quello della costruzione del personaggio. In genere sul libro si fa questa cosa piuttosto noiosa, strutturalista, insomma, dell'analisi del personaggio. L'analisi del personaggio in questo caso l'abbiamo fatta cercando di dargli un'immagine. Quando abbiamo lavorato sul cartone, per esempio, e prima ancora sul fumetto, se ti ricordi, abbiamo organizzato un laboratorio di illustrazione, coinvolgendo anche una specialista, una fumettista, illustratrice, bravissima, che ci ha aiutato a dare corpo all'immagine, quindi la descrizione, i ragazzi hanno dovuto dare un volto, hanno dovuto dare un corpo ai loro personaggi, quindi estrapolare dal libro le caratteristiche perché poi dal libro si potesse passare a un'immagine in cui loro si riconoscessero, con però una particolarità: dovendo lavorare sul fumetto, noi dovevamo anche trovare dei tratti semplici, identificabili, che tutti i ragazzi potessero produrre. Quindi siamo passati dal libro all'immagine, interiorizzando in questa maniera i personaggi e facendoli nostri. Anche ed perché è stato, secondo me, un momento importante. Anche perché l'argomento che trattava il libro non era proprio un argomento del tutto semplice. Parlavamo della Prima Guerra Mondiale. Sì, il libro era Amici su due fronti e raccontava la Prima Guerra Mondiale con due personaggi protagonisti. Sentendovi parlare, fra, torna un discorso che facevamo anche prima con Raffaello, ovvero il saper riuscire a coinvolgere i ragazzi sotto vari aspetti. Prima si parlava appunto di arte, riuscire a coinvolgere nell'arte raccontandole in un determinato modo, e ascoltandovi emerge proprio questo aspetto, non partendo da affreschi, ma partendo da un libro per arrivare a un qualche cosa d'altro, che in questo caso appunto erano, come stavate raccontando, i fumetti. Ed è questa la chiave, spesso e volentieri, per riuscire a coinvolgere maggiormente gli alunni delle medie piuttosto che delle superiori, quando cominciano a diventare... Ma sai la cosa che più ci stupisce ogni volta? Poi ci confrontiamo spesso con Gloria e con le colleghe della sua scuola, ma la cosa che ci stupisce tanto è questa: poi prendersi carico con responsabilità delle azioni che dobbiamo fare, capito? Perciò la progettualità rispetto alle cose che dobbiamo organizzare, gli impegni che devono portare a termine, perché se decidiamo un fumetto vuol dire che i bozzetti devono arrivare in una certa data, e queste cose arrivavano. Non
E tutto questo partendo da un libro, partendo dall'emozione che ha scaturito il libro in loro, ma soprattutto partendo da questo meraviglioso lavoro che fanno le insegnanti nella proposta, nella scelta del libro, perché dietro non c'è il libro che arriva, ma dietro c'è una supervisione e un consiglio alla lettura pazzesco, perciò Gloria. E poi anche questa cosa, secondo me, che diventa vincente e che io negli anni ho mantenuto fissa, l'idea del progetto, come dicevi tu, no? il libro fa parte e rientra all'interno di un progetto che spesso è semestrale, annuale, e che ha una ricaduta pratica, concreta, qualcosa che, in cui loro devono mettere in gioco quel termine che noi insegnanti utilizziamo, che ci hanno ormai indotto un po' noi a cavalcare, a coltivare, no? Il termine competenza, il saper fare qualcosa, un progetto che poi ti porta alla realizzazione di qualcosa di concreto, che secondo me introduce il libro, che spesso è qualcosa che viene visto dai ragazzi come estremamente lontano, come vecchio, come appartenente alla generazione passata, che invece trova una nuova vita mediante il lavoro dei ragazzi. E alla lettura si affianca la scrittura, che è l'altro, insomma, obiettivo che noi ci prefiggiamo, ma è l'altro aspetto per noi insegnanti difficile da insegnare, che inserito in questo contesto, in una progettualità e nell'idea di costruire insieme qualcosa, come passare dalla scrittura di un romanzo alla scrittura di un testo come può essere il cartone oppure il fumetto, implica il passaggio ad un tipo di scrittura diversa, dalla narrativa alla battuta, alla didascalia. E quindi una scelta e un lavoro che i ragazzi concretamente devono fare, che ci permette di passare, di contaminare, come si diceva prima. Per questo io l'ho individuata come parola chiave. Il passaggio attraverso questa contaminazione, un altro passaggio che secondo me è abbastanza rilevante è che alla fine loro utilizzano gli strumenti per realizzare il progetto, il gran finale lo chiamiamo sempre, perciò utilizzo di telecamere, utilizzo di telefonini, utilizzo per le riprese, utilizzo di tantissimi strumenti che diamo la possibilità a tutti i ragazzi di utilizzare, perciò le videocamere. Abbiamo poca connessione, dicono, perciò io manderei il prossimo brano e a fra poco. Gloria e Delio sì, sono andati avanti da soli, non so se si è sentito, ma Gloria e Delio appunto. No, avevo perso le vostre connessioni, perciò stavo dicendo, per chiudere il discorso, Gloria, che è proprio legato anche all'utilizzo di strumenti nuovi che suscita curiosità nei ragazzi. Sì, abbiamo citato prima quella straordinaria macchina che è stata utilizzata per il cartone animato, nel quale il personaggio è stato poi ritagliato, fatto muovere, i ragazzi hanno fotografato, hanno capito qual è la tecnica utilizzata per il cartone animato. Abbiamo utilizzato tante volte la forma anche del video, della videoinstallazione. Hanno imparato a fare trailer e quindi a cimentarsi con il montaggio, con la scelta delle immagini. Hanno fatto in altre occasioni dei collage e poi al di là, diciamo, con Elio la costruzione di questi eventi come book city di presentazione, che hanno permesso ai ragazzi di mettere in gioco altre competenze, quella di parlare e presentare davanti a un pubblico, di dover preparare tutto il lavoro che sta alla base di un evento, di una presentazione, dal PowerPoint al trailer, si diceva, alla capacità di drammatizzare le letture, cogliendo anche l'entusiasmo e a volte l'emozione degli autori, no? L'intervista, ecco, un'altra cosa che abbiamo preparato spesso sono le interviste in occasione degli incontri con gli autori. E poi ci tengo per esempio ad un'esperienza che è nata proprio in uno di questi lavori che abbiamo fatto, che parte dal libro, il libro che appassiona, il libro che avvince, sai che una delle autrici che abbiamo scoperto cogliere di più l'attenzione degli alunni è Laura Bonalumi, che ha scritto dei libri capaci di andare al cuore di queste giovani generazioni. E mi colpì la volta in cui i miei alunni talmente si appassionarono alla lettura che mi chiesero di poter avere delle ore supplementari e di creare quello che loro hanno chiamato un club di lettori.
a scuola. Noi abbiamo chiesto alla preside che ci ha dato, che gli ha dato la disponibilità al pomeriggio di potersi incontrare per leggere dei libri, parlarne, discuterne e trovare modo di passarseli e di parlarne. E questo per me è stato incredibile. Ah, peraltro la cosa questo, bella, penso che sia una grandissima soddisfazione perché i ragazzi di loro spontanea volontà chiedano di fermarsi di più per leggere, per produrre. Complimenti davvero. È veramente un successo, ma un successo perché veniva da loro. Peraltro non erano i secchioni, sei classici ragazzi che tu ti aspetti che quasi in maniera così un po' scontata, noiosa. Il successo di questo evento, di questa iniziativa che fu portata avanti l'anno scorso e poi anche quest'anno avremmo dovuto farlo se le condizioni ce l'avessero permesso, era proprio che veniva da persone che non erano affatto identificate con questa etichetta e che andando anche a promuoverla per la scuola hanno avvinto i propri compagni e quindi è stato considerato un momento piacevole, non veniva proprio dall'anima, come posso dirti, da un piacere che è sorto così spontaneo. Da questa esperienza posso dedurre una sola cosa, è che per essere lettori bisogna fare un buon cammino legato alla promozione alla lettura. E promuovere la lettura non è una cosa semplice. Se uno ha innato il senso della lettura, allora non c'è bisogno di attivarci con delle attività di promozione, altrimenti la promozione va accompagnata. La promozione va raccontata, la promozione va vissuta, la promozione alla lettura va costruita e secondo me biblioteca, scuola, le persone giuste possono veramente arrivare ad ottenere risultati così importanti, perché questo qua dell'ultima tua chicca che era quello del laboratorio di lettura è una cosa meravigliosa, Gloria. E poi scusa Francesco, concludo anche dicendo questo, ma il tipo da stadio che abbiamo visto dei nostri alunni quando incontravano gli autori nel corso degli eventi di Book City che abbiamo fatto, che si accalcavano con gli autori chiedendo gli autografi come fossero, non so, dei giocatori di calcio famosi, tutti con il libro, insomma, il per libro noi era un'emozione, per l'insegnante era un'emozione. Sì. No, devo dire che è stato meraviglioso. Sicuramente sarà, perché comunque la nostra relazione non finisce, ma continua, anche perché abbiamo già in mente delle cose nuove per il prossimo anno. Perciò, Gloria, io ti ringrazio di essere stata con noi, ti ringrazio per aver portato questa bellissima esperienza che grazie ci lega come attività, come biblioteca, come scuola, come su quelle che sono le piccole cose che rendono grandi i momenti, cioè la lettura e le attività che dietro organizziamo. È vero. Grazie mille, Gloria. Grazie. Grazie, ciao. Grazie anche da ciao. anche da parte mia. Ciao. Ciao. E che dire, Elios, siamo arrivati alla fine di questa, secondo me, bellissima, bellissima puntata. Bello. Abbiamo avuto persone importanti nel senso anche nelle nostre relazioni, le mie colleghe, le nostre colleghe, Laura, Grazia e Raffaella, e poi un personaggio importantissimo che su Sesto fa tanto legato alla lettura nella sua scuola, la Gloria Caminiti. Io non la conoscevo di persona, ma quello che è passato a me, sicuramente anche agli ascoltatori, è proprio la grande passione che ha nei confronti dei ragazzi soprattutto. Ragazzi, questo è Biblioboom su Sesto Network, sono le 11.40, 10 minuti dopo la prevista chiusura, ma siamo fatti un po' così, Elios, c'è poco da fare. Se si parla di libri riusciamo a tagliare. A volte capita. Quando è il prossimo appuntamento, Elios? Non ci rimane altro che dare il nostro solito prossimo appuntamento a giovedì, fra un paio di giorni, con altri ospiti, altre new entry, altre cose da raccontare.
E niente, poi quello che succede venerdì lo diciamo giovedì. Lo diciamo giovedì. Perciò, ragazzi, ciao!